Sono Marcox 2 e oggi siamo qui tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi, allora sorteggio di ferro per tutte le italiane di Europa League. E te pareva che l'Europa League è la più difficile del mondo? Lo so, vabbè, perché poi innanzitutto l'Europa League non serve a niente, non ce lo dico. Comunque l'Europa League, mamma mia, comunque sto senza parole, perché come state vedendo dal titolo, Napoli-Lipsia. Io mi sono arrabbiato nero perché non volevo, cioè, ma stavano tutte le squadre proprio di, le squadre proprio forti, perché c'estava lo Sporting Lisbona, vabbè, poi Victoria Plzen, l'Arsenal poteva acchiappare, il Salisburgo però, il Salisburgo, diciamo, il Villarreal, Dinamo Kiev, un sacco. Comunque ragazzi, ora ve lo dico. I sorteggi dell'Europa League sono Napoli-Lipsia, Spartak Mosca, Athletic Bilbao, Astana Sporting Lisbona, Partizan Belgrado contro Victoria Plzen, Ludogorets Milan. Buono questo sorteggio, però il Ludogorets è un pochino più forte del Milan. Atene, ma che è Atene? Che questo è l'Olimpiago, dovrebbe essere, no, Atene, Dinamo Kiev, Lione, Villarreal, Copenaghen, Atletico de Madrid, Nizza, Lonkin, Mosca, Stella Rossa, CSKA Mosca e Steaua Bucarest, Lazio. E poi Real Sociedad, Salisburgo. E poi il sorteggio più facile da Roma, Ostenduns, Arsenal, per l'Arsenal, scusa, Ostenduns, Arsenal. E poi sorteggio, sedicesimi proprio di ferro. Perché l'Atalanta ha acchiappato il Borussia Dortmund? Ma qui stiamo scherzando. Cioè, com'è possibile? Poi, innanzitutto, clamoroso, perché innanzitutto, cioè, si giocheranno, le italiane parteciperanno ai sedicesimi il prossimo 15 e il 22 febbraio. I sedicesimi ci saranno, il 15 ci saranno l'andata e poi il 22 ci saranno il ritorno. Quindi speriamo, dopo poi ci saranno i sorteggi. Poi pure Braga, Sparta Praga, mi sembra che è Marsiglia, poi Celtic Zenit. Questi sono proprio i sorteggi di ferro, un pochino mi piacerebbe vedere proprio quella, Copenaghen Atletico de Madrid, perché è proprio una bella partita, ve la vorrei vedere. E ragazzi, comunque sorteggio, diciamo, per le italiane che proprio dell'Europa League proprio sono sfortunate, quindi vabbè, speriamo che Napoli inizia, vinca il Napoli, speriamo. Poi la prima dobbiamo giocare noi in casa, però io volevo che giocavamo prima a Lipsia, cioè dobbiamo giocare prima in casa, poi là. Mamma mia, sedicesimi proprio, sedicesimi, perché non giocavamo? Vabbè. Vabbè ragazzi, andiamo nei sorteggi di Champions League, che proprio sono, mamma mia, Manchester City sempre culo viene. Eccoci qui ragazzi. Allora, la Juventus, prima, il primo pescaggio è la Juventus, che ha acchiappato il Tottenham. Poi Basilea, Manchester City, mamma mia, che schifo di partita. Porto Liverpool buono, ma perché Liverpool sempre tiene la fortuna? Perché pure Liverpool tiene sempre una fortuna, che ha acchiappato ora il Porto. Siviglia, Manchester United, Real Madrid, PSG, Shakhtar Donetsk, Roma e Chelsea, Barcellona. E poi Bayern Monaco, Beşiktaş. Era meglio se noi eravamo in Beşiktaş, era meglio che il D9, era meglio che stavamo in Europa League, cioè, perché noi comunque eravamo, aspetta, se eravamo, no, noi eravamo, cioè noi acchiappavamo direttamente il Barcellona e Chelsea acchiappava, no, noi acchiappavamo il Chelsea e poi di nuovo e Barcellona acchiappava la Roma. Ma dai, non è possibile però. La Roma però, cioè, comunque do i complimenti alla Roma, perché, cioè, ormai lo Shakhtar, ma comunque non è che lo Shakhtar Donetsk è una squadra così, vabbè, ecco, ha vinto, però Shakhtar Donetsk, lo so, addirittura Manchester City lo batto Shakhtar, è ovvio,
pure il Porto, sono le sue squadre. Quindi ragazzi, questi sono i sorteggi che mi sembra che hanno messo alle 11. Alle 11, mi sembra alle 11:45 l'hanno fatto. Sì. E io poi sono appena tornato, poi ho detto no, perché abbiamo acchiappato, cioè non vi faccio vedere la mia reazione perché veramente, cioè, ho saltato da tutte le parti, sul letto, da tutte le parti. Quindi non è meglio farvi vedere questa reazione. Quindi ragazzi, vabbè, forse stasera ci sarà un altro video perché forse è stato pubblicato, mi sembra, ad agosto. Mi sembra il 1º agosto. Quando già c'era l'estate. Vabbè ragazzi, il video che c'è qua non è come iscrivetevi al canale per cassa, se mettete 8, Nicola Varia, Don 07 Rega, Don 07 Rega, Bomba 360 e Federico. Quindi da Marcox 2 è tutto, aspetta, Federico D'Onofrio, volevo dire. Un abbraccio da Marcox 2, aspetta, voglio venire fino a qui. Aspetta. Bella campione! Oh Madonna!